E salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono sempre io, il vostro Jurassic 410 e siamo qua nuovamente su The Last Door, stagione 1, episodio 3. Facciamo la sortita l'altra volta, quindi siamo dentro la bellissima libreria dove abbiamo trovato questo tizio che legge. Adesso ci ho già parlato. Sì, ci ho già parlato, perfetto. Ok. In realtà non ho idea di quello che... No. Ha 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 ha. È lo stesso suono che c'è nelle fogne. Non posso cliccare su niente. Ok, qua c'è qualcosa. C'è un libro per terra, sul dorso c'è scritto Posti inesplorati dall'impero. Una pagina è stata segnata. Prendila. Il luogo della nebbia eterna, anche noto come Zaila, è un golfo unico nel suo genere, situato ad est di Baleshwar, vicino alla giungla del Bengala, e circondato da alte montagne, le cui vette sono coperte di neve, normalmente piene di foschia. Le acque del golfo sono molto pericolose e per questo vengono raramente visitate. Ma lo fa solo riaprire, ok. No, ho smesso di cantare. C'è qualcosa qui. Qua. C'è un albero, i resti di una bara. Sembrerebbe sia stata sfondata dall'interno. Cosa? Ok, anche questo è uguale. Vedo qualcosa incastrato tra i rami. Potrebbe trattarsi della pagina che è stata strappata dal libro per terra. Ma non riesce a prenderla, vero? No. Ok. Per terra già c'è un libro chiamato Le canzoni di Zaila. La pagina in cui era aperta è stata strappata, ma i frammenti rimanenti recano il titolo di una canzone, La ricerca di Simurgh. Posso magari usare il violino per prenderlo? No, ok. Bisogna entrare nel buco. Qua, quell'albero qua mi dice qualcosa. Un enorme albero morto. Come ha fatto a crescere qui? Dentro un edificio, senza la luce del sole? Bella domanda. Andiamo giù. C'è tutto silenzio. Che bello. Un muro crepato, un lungo rampicante è cresciuto al suo interno. Ok. No, posso andare avanti? Secondo me qua è esatto. Mi sa che però siamo sempre nello stesso punto di prima. C'è un appunto, è in parte ricoperto di fango. Sì, questo qua l'abbiamo già letto. Una pila di vestiti malandati. Ok. Il problema è che qua c'era la... Esatto, l'albero e c'è ancora qua. Posso mettere il violino? Posso mettere il violino? Ah sì? Il violino è scomparso tra le radici, come se fosse stato ingoiato. Il tronco ora sembra espandersi. Cosa vuol dire sembra espandersi? No, si sta muovendo da solo. Quel rumore proveniva da sopra. Non mi piace che si sia espanso l'albero. Che cosa vuole dire? Allora, c'è un rumore che proveniva da sopra. Quindi vuol dire che è cresciuto l'albero o qualcosa del genere. Qua è ancora tutto uguale. Ovviamente è tutto al buio, perché così almeno mettono un po' di ansia, ovviamente. L'albero è cresciuto. Alcuni rami sono fuoriusciti dalla finestra e ora si affacciano sulla strada. Sembra come se l'albero sia diventato vivo. I rami sono cresciuti velocemente, hanno rotto la finestra e sono germogliati. Il foglio incastrato tra i rami non c'è più ora. Il
E da dove proviene quella forte luce? Ok, devo andare a beccare il foglio. Il vetro è stato infranto dai rami dell'albero nella sua crescita improvvisa. Forti raggi di luce penetrano uno dentro la libreria. Devo andare a prendere quel foglio lì. Il problema è, dove è finito quel foglio lì? Dove si è... Qua? Stessa roba. Oh, però almeno mi piace che ci sia tutta sta luce. Uno perché lui cammina un po' più velocemente qua, però non c'è luce. Vediamo se lui mi dice qualcos'altro. No. Ok, proviamo a cercare i rami dell'albero. In teoria, questa cosa qua si affacciava sulla strada dall'altra parte, quindi teoricamente dovrei riuscire a raggiungerla abbastanza easy. Basta andare di qua e girare verso l'alto, in teoria. Di qua dovrebbe essere. Vediamo se è vero. Non è vero, qua non c'è assolutamente nulla. Sarà di qui? Sì, è di qua. Ah, eccola qua la luce. Posso a malapena guardare verso la luce, è così intensa da accecarmi. Eccolo qua. Ora il pezzo di carta è incastrato tra i rami e alla mia portata. Potrei arrivarci. Come potresti? È lì davanti ai tuoi occhi, potresti, Madonna. Su di essa c'è una strana poesia. Prima nel vento cercarono il re, ma gli uccelli si persero, piansero nella loro sofferenza e volarono verso il mare, costretti da una necessità. Lì trovarono il silenzio, la loro ricerca era terminata. No. Dov'è l'uomo coi capelli rossi? Sta andando nella nebbia. Ma io non posso andarci, mi perdo io qua dentro. Boh, proviamoci. Magari questa volta con l'uomo dai capelli rossi ci guida. Non saprei proprio. Oddio, vento forte. Ah, mi sta lasciando andare avanti stavolta. Aspetta, aspetta, aspetta. Qualcosa è cambiato, sì. Perché era apparso il simbolo di muoversi? Perché adesso non c'è più. Ah, posso andare in giù di qua. Oppure posso continuare avanti. Però posso fermarmi. Posso andare avanti di qua. Mi sono perso. Ok, fermati un attimo. Prima nel vento cercarono il re, ma gli uccelli si persero. Volarono verso il mare. Volarono verso il mare. Il mare è alla fine. Torniamo alla fine e proviamo dove c'è il simbolino a girare dritto, dove ci dice la manina. Perché qua ci sono gli uccelli. Sono grilli, ma no, ho sbagliato a cliccare. Madonna. Ho sbagliato, non volevo cliccare qui. Grazie. Non sono uccelli quelli, sono grilli, ma fa lo stesso. Facciamo finta che siano uccelli, ok? Eccoli qua gli uccelli. Poi avanti bisogna andare verso il mare. Quindi al secondo albero, in teoria. Eccoli qua gli uccelli. Gli uccelli si persero e piansero la loro sofferenza. Ok. Vediamo se qua è la fine. Ok, proviamo ad andare di qua, scusami. Qua. Per quanto riguarda ci sono gli uccelli. Mi sono perso di nuovo. Come faccio? Devo trovare un modo di. Ma secondo me questa è la risposta. Il problema è che. Ah! Where? Con la lampada non posso. Scusami, non posso fare luce con la lampada. Magari ci vedo un pochino meglio. Nope. Non posso. Vediamo se qua c'è qualcosa. Dubito, però. Andiamo. Qua potevo passare. Andare verso la libreria. E qua mi dici. Inutile. Per qua vado al mausoleo. Qua è tutto scassato.
Qua procediamo avanti e riusciamo sempre dove c'è la libreria. Ok. Sto pensando, perché in questo momento sono un attimino in difficoltà. Torniamo un attimo dove c'è. Oh, torniamo un attimo dalla vecchietta qua. Per favore. Vediamo se ci c'è qualcosa. Devo andare. Fammi. Ah no, posso solo leggerle. Volevo fargliela vedere questa, ma la. No. Non lo so. Proviamo ad andare di qui. Proviamo ad andare qua dentro e vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Dubito, eh. Dubito però. Proviamo a dare uno sguardo veloce. No, qua non c'è nulla. No, allora il foglietto che ho in mano è la risposta. Il problema è. E devo capire la risposta, ovviamente. E non è così facile capire la risposta. Anche perché vi ricordo che ci sono io che sto facendo questa cosa. Allora, prima nel vento. Quindi, prima nel vento. Scusami, sentiamo se c'è un suono di vento da qualche parte. Ma di qua io posso andare? No, di qua non mi lascio andare. Cerchiamo se c'è un suono di vento. No, qua ci sono i grilli. E non va bene. Qua c'è il vento. E va bene. Ah ah ah, aspetta. Oh, stiamo andando avanti. Allora, prima nel vento cercarono il re, ma gli uccelli si persero. Volarono verso il mare, quindi il mare adesso ci serve. Che dovrebbe essere sulla destra. In teoria. Ok, vediamo. Beh, forse ci sono arrivato. Ci sono gli uccelli anche però. Cercarono il re, ma gli uccelli si per. Allora, prima ci va. Qua non capisco se gli uccelli mi dice che guarda, se gli uccelli ci sbagli la strada perché piansero nella loro sofferenza e volarono verso il mare. Proviamo ad andare dagli uccelli. Dov'è il bottone per. Eccolo qua. Proviamo e vediamo se ci ributta indietro o no. Gli uccelli e il mare. Il mare è qui. Il mare. Oh, c'è un pezzo ancora in più. Lì trovarono il silenzio. Ok, solo cercare un punto senza suoni. Abbastanza inquietante in realtà, queste cose. Però, tutto sommato, va bene, diciamo. Nope. No, qua c'è il mare, qua è sbagliato. Qua. Qua. Qua c'è il silenzio. Quindi adesso siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Giusto? In teoria sì. Perché mi stai rallentando, David? No, in realtà è finto. Sta andando avanti lo stesso. Giusto. Stava solo fingendo. L'uomo dai capelli rossi è qui? No, cos'è questa? Siamo arrivati a una magione. Il vostro biglietto, prego. Grazie, prego, entrate. Cosa vuol. No, che cos'è questa cosa? Ok, quattro figure. Che sono i quattro testimoni, quelli che ci sono sul biglietto. No, quanto è bella la visuale da. Incasina, però bella, mi piace questa visuale qua da fuori.
Mi piace. Non posso cliccare su nulla, però. E questo mi piace un po' meno. Cioè, qua c'è una doors. Qua c'è l'ultima porta. È un teatro, ok. Ma c'è della gente. Ah sì, c'è della gente. È un teatro. Posso andare solo avanti, vero? Sì, andiamo avanti allora. Salve, Geremia. Speravo che ci avresti trovato alla fine. Benvenuto al nostro umile atto. Voi eravate lì, voi. Tu facevi parte del gruppo. Non ricordi il mio nome, vero? Io sono Alexandra. Che significa tutto questo? Cosa vuoi da me? Da te? Niente, caro Geremia. Tu sei venuto qui, in cerca di risposte. Tutto è rimasto lo stesso, di quando ti aggiungesti al gruppo. Ognuno di noi è giunto con una ragione personale. Ricordi la tua? Allora, David ha sempre fatto la parte del filosofo, se non sbaglio. Perché aveva un sacco di libri, nel secondo capitolo aveva un sacco di libri di filosofia che padre Ernest li prendeva e lo puniva per questo. Quindi in teoria filosofia. Assoluta filosofia. Esatto, era la nostra sete di sapere che ci ha unito. Nessuno ci aspetta là fuori, caro Geremia. Non c'è nessuno che si occuperà di noi quando giungerà la nostra ora. Siamo stati soli fino ad ora. Come sono finito a Londra dopo essere stato seppellito nel collegio? L'uccello ci protegge. È secondo il suo grande disegno che ci ricontroveremo. Ma non siamo gli unici che possono trovare riparo sotto le sue ali. La sua presenza e il suo potere si ingrandiscono sempre di più. Sono in perpetua espansione. Non lo senti chiamare? Mi voglio svegliare da questo incubo. Allora, veramente, fermi tutti un secondo. L'ultima volta che abbiamo visto l'uccello, l'occhio dell'uccello, l'abbiamo visto dentro una serratura e mi ha fatto quasi prendere un colpo. Però, vabbè, poi va tutto bene, né? Questo non è un incubo, è uno spettacolo, un atto. La verità che ricerchiamo si estende al di là del nostro sipario. Abbiamo oltrepassato il punto di non ritorno. Le luci sono accese. Il palco è pronto. E presto incontrerai gli attori. Benvenuto. Ah, sì. Bellissimo. Questa ti appartiene. Poco inquietante, direi. Ah, non posso fare niente, devo per forza prenderla. Già, vabbè, prendila. The Last Door. No, è finito. Non dirmelo. Sento un treno. Carissimo Herr Dottor Wickfield, se state leggendo questo, allora avete seguito le mie istruzioni e siete arrivato all'indirizzo concordato. Bene, mi scuso se non vi ho voluto accompagnare immediatamente, ma le mie ricerche personali hanno richiesto una certa ed inaspettata attenzione. Ho concluso che il vostro paziente, David, è in grave pericolo. Vi incontatterò con più informazioni il prima possibile. Nel frattempo, vi prego di prestare massima importanza alla discrezione. Il vostro amico, Johan Kaufman. A chi mi ha sbloccato? The truth behind the curtain. La verità dietro il sipario. No, l'avventura continua in episodio 4. No, perché? Volevo continuarlo adesso. Allora, mi piacerebbe continuarlo, però visto che hai finito l'episodio, direi che possiamo terminare questo cioè questo video qui. E noi ci vediamo direttamente al prossimo con l'episodio 4. Cosa ne dite? Secondo me è un'ottima scelta. Quindi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, commentate con tutti i suggerimenti che volete, io li accetto sempre, perché anzi mi fa piacere che voi commentate. E noi quindi ci vediamo nel capitolo 4 di The Last Door, stagione 1.
in cui vediamo cosa succede, perché è arrivato questo Alexander, che a quanto pare era uno dei quattro testimoni, e ci ha dato la maschera. Quindi, boh, lo vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!